Il sognare una vacanza con un gommone direi che è il sogno del 99% della gente che è venuta a vedere questa fiera. Siamo presenti a questa fiera dell'artigianato a Milano. Devo dire che è stata un'esperienza veramente molto bella e simpatica. Ci siamo resi conto di quanto mercato vergine c'è ancora per la nautica. Cioè, questa è gente che è venuta qui con tutt'altre intenzioni, per fare regalo di Natale, per fare shopping. L'azienda è un'azienda tedesca che ha 80 anni di storia sulle spalle e quindi è con una multinazionale che costruisce queste costruzioni. Allora, noi abbiamo più di 40 modelli standard dove noi diamo spunti ai nostri clienti di come si può costruire la casa. Però noi lavoriamo in libera progettazione, significa ogni casa viene praticamente costruita all'esigenza del cliente. I vantaggi della costruzione sono praticamente il risparmio energetico, i tempi brevi di costruzione e soprattutto abbiamo il prezzo garantito, quindi non ci sono dei aumenti in fase di costruzione. Noi abbiamo il nostro ufficio della Landhaus in Italia, a Milano, però la costruzione viene eseguita in Germania. Questa è bella, ma questa barca qua proprio mi ha colpito, mi ha emozionato. Colpisce il colore, la forma, le onde. La vedi già in acqua, l'uomo che c'è sopra. Se non c'è l'uomo e la caratteristica, arrivi alla deduzione del personaggio che potrebbe guidare questa barca dalla barca stessa. È una signora barca, ecco. Mamma, ci vuole, insomma, veramente. Devo prendere la barca e andare al mare. Sono motori, quei due arnesi in fondo. Sono motori, sono dei motori direi abbastanza grossi. Abbastanza grossi, diciamo che hanno 250 cavalli cada uno, o renne. Adesso siamo sotto Natale, non si parla di cavalli ma si parla di renne. Buonasera. Buonasera, signora. Piacere, Cristina. Piacere, Ferruccio Gini. Senta, io, lei è Roberta, la mia principessa, volevo chiederle una cosa, una piccola domanda. Ho visto una meravigliosa barca che c'è dietro questa vela. Ecco, quella barca là in fondo, che mi piace tantissimo, si può guidare anche senza patente o occorre la patente? Allora, quella è una barca che può montare da 40 cavalli fino a 150. Se la comprasse con un 40 cavalli, teoricamente, seguendo la legge, lei potrebbe comandarla, condurla senza il titolo abilitativo. Ma evidentemente una barca così con 40 cavalli non vale la pena. Non vale assolutamente la pena. E a prescindere da questo discorso, sì, direi che è importante comunque, indipendentemente dalla potenza, frequentare una scuola e di fatto imparare tutte quelle nozioni che possono garantirle di uscire con sua figlia con una certa sicurezza. Ecco, la funzione della patente nautica secondo me è codesta, non è l'osservare ciò che impone la legge. Hai una conoscenza a 360 gradi della materia? Decisamente. Dov'è che è la sua scuola? Ecco, la mia scuola è nell'Alto Lago di Como, diciamo la sede adesso, la più recente, è a Domaso. Sì, ma ci sono donne che guidano la barca? Tantissime. Ma che bello, è meraviglioso!
alla fine un po' come l'automobile, forse guidano meglio le donne. Ma non ci credo. E i maschietti si fanno portare in giro tranquilli? Succede anche quello. Non è male questa idea, eh? Comunque, qui non è tanto il fare la patente, è abbastanza semplice. E poi imparare ad andare... Sì, però, bisogna... scusi, possiamo togliere la bambina un attimo, che potevo fare un discorso? No, dicevo che se oltre alla patente, poi se vuole le insegno io ad andare in barca. Avrei giusto il weekend prossimo libero. Mi scusi, ma lei è sposata? Ni, nel senso che ho una bellissima bambina, però insomma... Vabbè, ma cioè, vabbè, diciamo, ecco. Vabbè, diciamo ecco ni. Bene. Ecco, ma il suo uomo, questo ni, è in grado di comprare questo tipo di gommone o no? Ma io lo spero. Spero che sarebbe in grado di comprare un gommone del genere, perché insomma mi potrebbe in posti magnifici, mi farebbe volare. Indubbiamente sotto tutti i punti di vista, guardi, un uomo che compra un battello del genere è un uomo. Ogni tanto mi devo tirare su, come dicono, cioè, sono qui dalla mia amica Monica a gustare delle specialità di whisky e cognac eccezionali. Ragazzi, ve le consiglio, anzi ve le faccio consigliare direttamente da Monica. Allora, noi abbiamo soprattutto Cadenet Whisky Bar, praticamente noi abbiamo tutti gli imbottigliamenti di Cadenet, che è l'imbottigliatore più vecchio che c'è in Scozia, esiste dal 1840, e tra le nostre chicche che abbiamo portato ci sono i suoi torbati, tra cui un Lafroig, l'Hardbeg, abbiamo un Beaumont 15 anni, oppure tra i non torbati, tra un Rackamore piuttosto che un Macallan e altri prodotti non torbati. Abbiamo questa novità, è un nuovo imbottigliamento che è uscito a ottobre, e questo è il whisky più torbato al momento, sono 152 ppm, 59 gradi di alcol. Noi possiamo spedire in tutta Italia, noi siamo l'unico negozio in Italia, Cadenet Whisky Bar, ce ne sono altri 7, sono sparsi in tutta Europa. Allora, è un'occasione per fare gli auguri da parte di tutto lo staff della Cardis ai nostri clienti italiani ed esteri, a chi probabilmente diventerà un nostro cliente e a chi ci auguriamo si avvicinerà al mondo del gommone. Allora, innanzitutto, ecco, vorrei precisare che siamo qui in questa fiera, siamo sotto Natale, non vorrei parlare, ecco, le solite cose, il nostro gommone è il più bello, anche se poi è vero, è quello che va meglio, anche se poi è vero, è quello che costa meno, non è vero. Però vorrei, ecco, trovare l'occasione per fare gli auguri a tutti, ma veramente a tutti, anche a quelli che ci vogliono male, anzi forse no, quelli no, e comunque tutti gli altri faccio gli auguri di un buon Natale sereno e che finalmente il 2011 veda veramente la risalita di tutta l'economia, perché automaticamente avviene anche per noi. Lo facciamo innanzitutto in italiano. Auguro a tutti un sereno Natale e un felicissimo 2011. Lo facciamo a chi parla la lingua inglese: Merry Christmas and Happy New Year. Auguriamo ai nostri amici francesi Bon Noël. È sempre più difficile, una lingua allucinante, in tedesco ci provo, Frohe Weihnachten, l'ho letto, Credo che adesso con questa crisi, generale, qualcuno dovrà rivedere le sue posizioni. Cioè, la nautica non è solo i mega yacht, la nautica è anche questa. Abbiamo anche la parte italiana un po' particolare, che quando vengono qui andiamo in Italia, che sono i sardi. Però io ho qualche problema con questa. Chiamo qui un amico espositore che è di quelle parti, che vi fa gli auguri. Scusa, Matte, puoi venire un attimo? Allora, buon anno nuovo a tutto quanto e buon Natale.
auguri.